Benvenuto a tutti i partecipanti a questa nostra terza diretta del settore specifico dell'autocarrozzeria. Mi presento, io sono Fabrizio Furlan, il responsabile commerciale appunto del settore carrozzeria del gruppo Canton Colori, distributore che è presente in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia e in parte del Veneto orientale con le province di Treviso e Venezia. Questa, come dicevo, è appunto la terza diretta, in quanto questa fa parte di una serie di appuntamenti che abbiamo costruito e strutturato come gruppo. Nei primi due le tematiche erano le seguenti, per chi non l'ha visto, era come ripartire in tempo di emergenza sanitaria e questa era datata 17 aprile. La seconda, del 24 aprile, era notizie, consigli e soluzione per la liquidità aziendale proprio a ridosso del decreto liquidità. Dobbiamo sottolineare che abbiamo avuto parecchi ascoltatori nelle due dirette. Appunto in diretta, ma altrettanti e innumerevoli visitatori della nostra pagina Facebook di Venco Professional, quasi un migliaio, forse più, per ogni diretta. Quindi questo ci fa pensare che questa nuova modalità, questo nuovo modo di comunicare abbia la sua importanza e arrivi proprio diciamo, all'obiettivo che ci siamo prefissati. Continuiamo appunto, come dicevo prima, questa nuova modalità perché riteniamo che uno dei compiti fondamentali di un distributore moderno oggi sia la comunicazione. Comunicazione intesa come l'essere vicino agli attori del mercato, in questo caso l'attore del mercato è l'autoriparatore, la carrozzeria. Siamo fiduciosi che questi momenti possano comunque trovare e diventare nella realtà degli spunti importanti per il proseguo delle attività in emergenza e adesso in post-emergenza sanitaria. Conferma ne è anche il fatto che anche altri distributori della zona del Friuli Venezia Giulia hanno da poco intrapreso questa nuova modalità e quindi riteniamo che, visto che qualcuno ci sta fra virgolette imitando, questo abbia una valenza fondamentale. Passiamo subito al tema di oggi. Il tema di oggi riguarda la diversificazione in carrozzeria. Non solo come diciamo riflessione di carattere teorico, ma vogliamo portare la diversificazione in carrozzeria con degli esempi pratici, degli esempi reali. Passo quindi a presentare i nostri due relatori, il dottor Gianluca Calvani, che qualcuno già conoscerà per le precedenti dirette, quindi esperto nel mondo della riorganizzazione aziendale, nella fattispecie nell'autocarrozzeria. E poi il signor Paolo Guandizziol, già diciamo memoria storica per il comparto dell'autocarrozzeria nel Friuli Venezia Giulia, ma non solo, che da poco è entrato nella nostra organizzazione, nel nostro team di Canton Colori, il quale avrà fra i vari compiti, avrà il compito principale di creare business con i clienti fidelizzati, ma anche creare business con dei nuovi potenziali clienti. Qui mi fermo, passo la parola al dottor Calvani, e ringrazio appunto i relatori di essere qui presenti con noi. Una piccola, diciamo così, parentesi, voglio ringraziare fin d'ora i tanti e tanti ascoltatori che già ci stanno scrivendo e ci stanno salutando. Prego a te, Gianluca, la parola. Allora, buonasera a tutti anche da parte mia, è un piacere ritrovarvi. Questo è un appuntamento che, come diceva Fabrizio, parte da un'idea che abbiamo sviluppato un po' di tempo fa. Abbiamo visto comunque che c'è un interesse piuttosto elevato. L'argomento di oggi, Fabrizio, nasce, come mi raccontavi in questi giorni, da esigenze raccolte proprio nelle visite che state portando avanti, e cioè come poter diversificare, quindi variare un po' il business che è classico di autoriparazione, di carrozzeria, in un momento appunto in cui il mercato dell'auto ha registrato flessioni, direi, impressionanti, delle perdite molto molto importanti, e solo in quest'ultimo periodo, ultimissimi giorni, diversi grossi player nel settore dell'automotive hanno ricominciato a lavorare, anche se con una marcia ridotta, quindi per restare in tema automotive. Il tema di oggi,
parla di differenziazione, appunto per cominciare a dare risposte a un tema importante che veramente era stato sollevato da parecchio tempo, in diverse situazioni, per dare una risposta appunto all'interrogativo di un imprenditore che vuole, desidera o intende fare diversificazione. Se proiettiamo un attimo la slide, Fabrizio, subito Gianluca. Sì, utilizzo un'infografica per parlare di un concetto base, secondo me, che è la differenza fra differenziazione, scusate il gioco di parole, e diversificazione. Differenziazione e differenziazione esiste in tutti i campi dell'economia, della finanza e del commercio. Quando realizziamo un'impresa, differenziazione è quell'elemento che ci distingue rispetto a chi fa il nostro stesso mestiere e risponde alla domanda perché un cliente dovrebbe comprare, dovrebbe rivolgersi, dovrebbe portare l'auto proprio da me e non da altri. E in genere questa differenziazione, quindi relativa al mestiere proprio che sto intraprendendo, riguarda essenzialmente il rapporto qualità-prezzo. È un argomento che tutti noi abbiamo sentito, però investo ancora un minuto per declinarlo un pochino meglio nella nostra realtà dell'automotive e dell'autocarrozzeria. Beh, il fatto che il rapporto qualità-prezzo sia uno degli indici che il cliente utilizza per valutare una prestazione piuttosto che un'altra, funziona anche in carrozzeria. Il problema diventa: cos'è la qualità? Perché la qualità per il professionista, quindi per il carrozziere che è abituato a lavorare con alcuni standard, magari anche molto alti in alcune situazioni, non è detto sia lo stesso criterio o la stessa famiglia di criteri che utilizza anche il driver, cioè chi utilizza l'auto, il possessore dell'auto appunto che ha avuto una problematica, per giudicare il lavoro. Molto spesso la valutazione sul lavoro ben fatto o non ben fatto passa attraverso criteri che non sono affatto la qualità della verniciatura, la preparazione del supporto, l'utilizzo di tecniche piuttosto che di cicli raccomandati dalle case auto, ma molto spesso il giudizio si fonda proprio su aspetti che sono più di carattere estetico, nel senso di immagini, di rapporto, di qualità del sistema, del modo con cui è stata fatta l'accoglienza, per esempio, del cliente che si approccia a una carrozzeria. Ecco quindi che questo rapporto, se non lo tariamo bene con i criteri corretti, potrebbe sbilanciarsi molto e darci delle false indicazioni. In ogni caso, scelto un mestiere, scelto il mestiere del meccanico, del carrozziere, di qualunque altro tipo di intervento possiamo realizzare, beh, c'è sempre questa differenziazione di mezzo, cioè il perché un cliente dovrebbe rivolgersi a me piuttosto che ad altri. Quindi, in ogni caso, questo è un elemento da tenere sempre bene in considerazione, farsi sempre questa domanda. Passando oltre, veniamo proprio al concetto invece adesso di diversificazione. Diversificazione la capacità di esprimere un servizio differente o allo stesso cliente o a clienti differenti. Quindi io come carrozziere ipotizzo di lavorare per i prossimi anni, o potrei ipotizzare di lavorare per i prossimi anni, offrendo sempre lo stesso tipo di supporto ai miei clienti, che può essere la valutazione del danno, può essere la preventivazione fatta in modo più o meno preciso, potrebbe essere la lavorazione di supporti particolari come carbonio piuttosto che alluminio e altre tecnologie che comunque le case auto ci presentano, però essenzialmente rimango nella mia zona di comfort.
Ecco, la diversificazione a volte si impone, come è successo e come mi raccontava anche Fabrizio in questi ultimi periodi, proprio perché il mercato principale con cui abbiamo sempre, lavorato, con cui ci siamo confrontati, viene in un certo qual modo meno. Calano le richieste, scendono il numero di interventi e scende anche il valore medio. Ovviamente questo impone, una domanda: è opportuno che continui a fare sempre lo stesso mestiere oppure è opportuno che mi guardi intorno per integrare, per fare qualcos'altro, per operare in maniera diversa, magari anche su clienti differenti? Beh, quello che si può fare essenzialmente quindi è orientarsi alla diversificazione. Quindi non più carrozzeria realizzata esclusivamente con focus sull'automotive, magari qualcos'altro. Come fare la diversificazione? Questo diventa sicuramente quindi il cruccio, l'elemento più importante di valutazione. Beh, la diversificazione passa essenzialmente attraverso due elementi, due assi, due modalità. Nella grafica che vedete, c'è una asse verticale che ho chiamato asse dei clienti, in cui, il carrozziere può decidere, o l'imprenditore in generale, perché questo ragionamento viene applicato anche nelle aziende molto più grandi, nelle multinazionali, hanno lo stesso tipo di approccio, di metodo. Beh, verticale significa lavorare su clienti diversi, quindi su clienti che non sono esclusivamente l'automobilista con o meno la proprietà dell'auto, ma sono altre tipologie di clienti. Potrebbero essere quindi clienti che hanno delle necessità differenti, quindi parliamo di gommista, riparazione meccanica, personalizzazione dell'auto. In molti casi esistono anche dei carrozzieri che si sono spostati verso la creazione o la personalizzazione molto spinta di alcune parti dell'auto in collaborazione con concessionari, soprattutto per rivalutare una parte del parco usato e per renderlo quindi più commercializzabile. Quindi essenzialmente vado a lavorare su, o scelgo di lavorare su industrie, su altri tipi di artigiani, su altre filiere che presuppongono però una differente capacità commerciale e di approccio. Quindi la diversificazione viene fatta andando a cercare clienti differenti che non sono i clienti con cui abbiamo sempre trattato, ma sono altre tipologie di clienti lavorando, no, lascia pure la precedente, pur lavorando dicevo, con attività differenti rispetto a quella classica. La differenziazione però può essere fatta anche in maniera orizzontale. Cosa significa orizzontale? Orizzontale significa che lavoro mantenendo le mie competenze sulla verniciatura, però vario il tipo di clienti e il tipo di supporti. Quindi non lavoro più sul cliente automobilista cercando di offrire delle soluzioni che toccano diverse esigenze, ma vado a lavorare sulla mia capacità tecnica di verniciare, di preparare supporti, di creare. E quindi, per fare soltanto qualche esempio, posso avere una nuova specializzazione nelle parti di auto per conto terzi, per esempio, quindi avvicinarmi a un concetto più industriale. Ovviamente devo avere la filiera che me lo permette, no? Devo essere in un'area che permette questo. Dico anche che spesso esistono le filiere, ma non è detto che l'imprenditore le cerchi e quindi c'è un po' no, un trincerarsi dietro delle scuse facili per dire: ma no, nella mia zona non si può fare, non ci sono queste opportunità. Posso verniciare moto, posso verniciare mobili, posso verniciare parti per l'industria, quindi componenti per l'industria. Posso verniciare vetro, posso verniciare altri tipi di supporti. Ovviamente questo presuppone un rapporto del tutto diverso con un nuovo cliente che non è più un cliente che viene da me, viene a trovarmi, viene a richiedermi in prestazione un servizio,
ma è piuttosto io che devo cercare, devo muovermi per individuare un'esigenza, no? E ovviamente c'è anche un aspetto, se volete, di carattere tecnico, per cui alcune tecnologie, attrezzature, apparati potrebbero essere non utilizzabili pari pari, trasportando la stessa metodica dall'automobile all'industria a qualcos'altro. Ovviamente questi però sono tutti esempi di attività che nella realtà dei fatti possono essere realizzati. E vorrei aggiungere questo per dare ancora una panoramica, diciamo così, più esaustiva. E ci ha fatto vedere Fabrizio appena un attimo, un secondo fa, la prossima slide, che è una delle ultime di oggi, che riguarda degli esempi pratici, no? Perché vorremmo fare appunto degli esempi pratici su come si può fare diversificazione. Allora, questa immagine essenzialmente racconta questo fatto. Allora, l'idea di fondo è questa: nella parte centrale di questo del cerchio rosso indica le attività, o vengono rappresentate le attività che una carrozzeria normalmente esegue, quindi riparazione di supporti, riparazione di pannelli, lucidature, riparazione di interni e parzialmente, anche se questa attività sta tornando in auge, riparazione di vetri. Quindi questi sono gli ambiti classici, diciamo così, dove il carrozziere si può esprimere, dove può riscoprire alcune diversificazioni, come la specializzazione sui vetri, sugli incollaggi particolari, oppure sul riallineamento di alcune sensoristiche che sono legate alla sostituzione dei vetri. Allargando un po' la vista, quindi rimanendo sempre sull'automobile, però incrementando il numero di attività, di possibilità, quindi rimango sempre sull'automobilista, rimango sempre sull'auto, e cosa posso proporre? Riparazioni meccaniche, cosa che sapete benissimo, gomme, lavaggi speciali. Lavaggi speciali, adesso il coronavirus ovviamente ci ha spinto tutti a fare sanificazioni, se volete, è un particolare tipo, una particolare famiglia di lavaggio speciale, no? Che entra nel novero della sanificazione. Posso fare anche allestimenti per veicoli speciali. Ci sono molte realtà, soprattutto vicine a catene industriali, che si occupano di modificare dei furgoni, dei van, eccetera, per personalizzarli e renderli più efficaci, efficienti in vari settori, come può essere il piccolo trasporto locale, può essere l'ultimo anello della catena del freddo e così via. C'è una parte di tuning, questa effettivamente è legata con maggiore importanza verso certe aree del nostro paese. C'è il montaggio degli accessori, uno fra tutti le scatole nere per le assicurazioni, oppure collaborazioni con concessionarie che non riescono, magari o non vogliono, organizzarsi per montare gli accessori in aftermarket. Oppure verniciature di oggetti diversi dall'auto, e cominciamo a spostarci. Aumentando ancora di più l'interesse, la rosa, diciamo così, delle opportunità, andiamo a toccare i servizi legati alla mobilità. Quindi partiamo dal centro rosso, che sono le attività classiche, espresse comunque nella maggior parte delle carrozzerie, per aumentare dei servizi aggiuntivi sempre sull'auto, per arrivare a una sfera che è quella più esterna, in cui ci sono i servizi per la mobilità. Quindi viene in un certo qual modo superato il concetto dell'auto per toccare invece il concetto di mobilità. Quindi rientrano gli autonoleggi, perché no, i servizi di consulenza alla vendita o i servizi legati alle assicurazioni, presa e riconsegna dell'auto a domicilio, vendita dell'auto, car sharing, la vendita di prodotti per cura dell'auto,
autonoleggi per attrezzature speciali e attività legate alla gestione del post incidente, quindi non soltanto nella cura dell'auto, ma anche della persona e così via. Quindi ci sono tutta una serie di attività che possono essere estese. Allora, anche per aiutarmi a riprendere fiato, vorrei coinvolgere un attimo Paolo Bandizziol perché di queste esperienze l'organizzazione Canton Colori, nella particolare figura di Paolo, diciamo così, sono state maturate una quantità piuttosto importante di esperienze, di strade percorse, no? Qualcuna con maggiore successo, come succede sempre, qualcuna con, diciamo così, qualche stento in più, qualche difficoltà in più. Ecco, ti vorrei chiedere, Paolo, appunto, un contributo per questa sera, indicandoci magari una tua esperienza proprio in Friuli, però, quindi non tanto, fuori regione, ma locale, che ci aiuti proprio a capire se è possibile. Come è stata fatta magari un'evoluzione in tal senso, quindi diversificazione. Beh, intanto ti ringrazio della parola e un saluto a tutti. Io a tal proposito ho un esempio interessante, un paio di esempi interessanti, ma sarò breve, che ho da raccontarvi. Un paio d'anni fa un cliente carrozziere, rendendosi conto delle difficoltà del mercato, quindi con cali di mercato, cali di redditività, si è trovato a dover capire cosa poteva fare per aumentare il business che aveva. Lui ripara tuttora macchine e cercando di fare una piccola indagine di mercato, tra l'altro molto vicino alla sua carrozzeria, si è accorto che non molto distante c'è un'azienda molto importante che costruisce delle applicazioni meccaniche che vanno su dei veicolati industriali. Si è messo d'accordo con il titolare, ha cercato di capire se poteva nascere un business assieme a lui. Gli è stata data la possibilità di fare qualche mezzo. All'inizio, come tutte le novità, ci sono stati dei problemi. Ho cercato personalmente di aiutarlo, di non demordere in questa nuova avventura, perché è importante non demordere quando si intraprendono strade nuove. Ha fatto degli esperimenti, ha cominciato a verniciare questi mezzi e la cosa importante che lui ha comunicato a questo suo nuovo cliente e quello che ha fatto, diciamo, un po' capitolare questo cliente nel lavorare con lui è stato il fatto che gli ha fatto capire che una volta che lui finiva un mezzo che costruì, che verniciava questo mezzo, il suo cliente sapeva perfettamente qual era il costo del lavoro che faceva. Questo è stato determinante, al punto tale che ha iniziato a lavorare. C'è stata una fase di difficoltà, perché come tutti i cambiamenti ci sono delle difficoltà nel far capire agli uomini che dovevano modificare il loro atteggiamento dalla riparazione dell'auto a una verniciatura del settore industriale, perché sono due modelli completamente diversi di approccio. Lo abbiamo aiutato in questo percorso. Credo che un buon rivenditore, un buon partner abbia l'obbligo di aiutare queste persone in questa direzione. E diciamo che oggi, a distanza di 3 anni, è riuscito a portare il fatturato del settore industriale alla pari del settore della carrozza. Anzi, direi lo ha oltrepassato. Ovviamente con delle marginalità molto interessanti. Questo ti fa capire quanto sia importante ogni tanto intraprendere strade diverse, avere il coraggio di andare un attimino oltre quando si sente la necessità di farlo. Ha superato brillantemente i mesi della crisi, quindi da marzo lui ha sempre lavorato perché questa azienda, per fortuna, sta lavorando, in tutto il mondo. Quindi avevano del lavoro arretrato e hanno lavorato tutto il mese di marzo, il mese di aprile e anche stanno lavorando bene a maggio. Novità dell'ultima ora, ha preso addirittura adesso delle cabine chiuse dove
un fornitore gli sta portando un sacco di lavoro perché in queste cabine ci devono dare delle lampade UV per la sterilizzazione del tessuto per fare mascherine. Quindi questi sono degli esempi interessanti di che cosa vuol dire ogni tanto aprire i propri orizzonti e guardarsi attorno, perché molto, molto vicino a noi molte volte ci sono delle grandissime opportunità. È che chiusi da come posso dire, nell'essere convinti che ci possono essere solo pochissime opportunità, in realtà il mondo ne offre tantissime. Lui le ha colte e devo dire che le cose stanno funzionando molto bene. Quindi... Paolo, grazie del tuo contributo, della tua esperienza, che sicuramente ne hai molta da trasmettere. Purtroppo per me. Non importa, ma hai fatto un grandissimo bagaglio tecnico e anche commerciale. Gianluca, ripasserei la parola a te per il proseguo delle prossime slide. Prego. Okay. Allora, io un'osservazione che volevo fare sulle parole di Paolo è un po' il rapporto che deve sussistere fra cliente e fornitore in una distribuzione moderna, no? E quindi il ruolo, se vogliamo, del distributore, no? Se ne è un pochino accennato sia all'inizio che anche dalle parole di Paolo, è venuto fuori, è emerso. Questa ottica che stiamo cercando di portare avanti in maniera a volte un po' pionieristica, quindi anticipando un po' i tempi, è quella appunto di voler dare dei solleciti, no? Di voler dare delle indicazioni. Ecco, in questo ci vedo la novità, no? Conoscendo un po' il mercato della distribuzione in Italia, per le mie vicissitudini professionali precedenti, direi che non sono tantissimi gli elementi, gli esempi di novità, anche di proposizione, al di là delle parole sul che si possono esprimere anche giustamente sui prodotti distribuiti, però parlare di business dei clienti, avere condivisione di idee e avere anche l'apertura per parlare di argomenti che non sono come applicare un prodotto, come gestire una situazione magari di difficoltà momentanea su aspetti di carattere commerciale, quindi nel rapporto di compravendita, ritengo che sia il vero leap, il vero salto in avanti che distingue un po' questa organizzazione. Fabrizio, cosa guarda, no? Gianluca, anche il ruolo dell'azienda, spenderei due parole sull'organizzazione che ci stiamo dando per adempiere a questo compito che va parecchio al di là di quanto è stato fatto storicamente. Mi aggancio proprio a questo tuo intervento, parlando proprio del ruolo del distributore, del ruolo del partner che oggigiorno deve avere. Bene, il ruolo del distributore o partner è in certo qual modo di, nel senso positivo ovviamente della parola, è di forzare il cambiamento con l'aiuto un po' di stimoli e quindi stimolare a questo cambiamento, presentando però delle iniziative con delle strade possibili e percorribili, nel senso non possiamo presentare i nostri clienti o potenziali clienti delle strade da percorrere che sono utopia, quindi con degli esempi pratici, con delle strade percorribili e con degli obiettivi comunque raggiungibili. La diversificazione necessita di scelte, come dice la slide, di scelte profonde in questo momento nel business dell'autocarrozzeria devono essere in primis analizzate ad esempio e studiate ad esempio con un partner come Canton Colori. Perché? Perché la scelta al cambiamento, scusatemi la ripetizione di parole, prima di cambiare, dobbiamo fermarci, analizzare, vedere la strada percorribile e poi andare appunto verso il cambiamento. Quindi tutto questo si riassume in una consapevolezza che deve avere l'imprenditore, che nel momento in cui sceglie di intraprendere una nuova strada, deve avere diciamo nelle spalle un bagaglio, una conoscenza e un aiuto proprio dagli interlocutori del mercato, quale, ripeto, Canton Colori, possa comunque intraprenderla.
Il distributore Cantocolori, è giusto che lo sottolinei, mette a disposizione una rete di esperti, vedi questa sera con Gianluca Calvani e con Paolo Bandizzioli, con il sottoscritto anche, una rete di tecnici commerciali come tutti i nostri agenti che ci stanno ascoltando e che sono a disposizione della rete della nostra clientela e di fornitori, non per ultimi, ma diciamo dei fornitori preparati, dei fornitori che siano all'avanguardia per il momento del mercato, che diamo per scontato abbiano comunque un prodotto di alta qualità, che risponda alle proprie esigenze, prodotto verniciante, ma che al loro interno abbiano un bagaglio di conoscenze appunto del mercato e che possano con la nostra collaborazione e condivisione mettere a disposizione tutto quel know-how che è stato diciamo creato negli anni di lavoro. Ecco, spero di aver dato una visione del significato di stimolare il valore di partnership e di averlo proprio trasmesso come Cantoncolori. Fabrizio, hai una qualche esperienza anche te di evoluzioni che sono state fatte in carrozzeria, magari con degli esiti differenti rispetto a quello che ci ha raccontato Paolo, perché sappiamo che la vita imprenditoriale a volte presenta delle sfide che non è proprio immediato superare. Ma assolutamente Gianluca, e mi permetto di dire che di fronte a un cambiamento è giusto anche dire e far capire al cliente o al potenziale cliente che è giusto sbagliare il meno possibile, soprattutto in questo periodo, ma soprattutto nel mercato del quale facciamo parte. Un esempio che posso portare, che è di attualità, perché non è successo, diciamo, è capitato qualche mese fa, un cliente che da solo si è messo, diciamo, all'opera, voleva diversificare e è andato, diciamo, nel comparto del cambio delle gomme, diciamo, il comparto del gommista. E purtroppo non si è fatto seguire, non ha voluto ascoltare dei consigli, diciamo, dati dal fornitore Cantoncolori. E cosa è successo? È successo che la prima cosa che ha fatto questo imprenditore è andato a comprarsi uno smontagomme, un banchetto sollevatore e la strumentazione per la bilanciatura. Praticamente potrei dire è partito dalla coda per arrivare alla testa. Questo in tre parole, per essere breve, cosa vuol dire? Nel momento in cui io vado a fare un cambiamento, vado ad inserire un nuovo tipo di business all'interno della mia azienda, nella fattispecie legommista, devo analizzare il territorio. Prima ancora analizzare il mio pacchetto clienti, il numero di auto che fa parte del mio pacchetto clienti, le famiglie come sono dotate di automezzi, vedere nel circondario che tipo di concorrenza può esserci. Quindi tutta una serie di diciamo, puntualizzazioni, di dinamiche, di punti da analizzare. Dopodiché, una volta fate queste opportune valutazioni, potrò andare a fare l'investimento e quindi a poter proporre la mia clientela con delle pubblicità, con delle brochure, con pubblicità in web, quello che io ho intenzione di fare. Questo per dire che il cambiamento si può fare, la diversificazione si può fare, però il consiglio che possiamo darvi tutti noi del team Canton è quello di chiedere dei consigli, ascoltarci e poi ovviamente noi abbiamo il compito di stimolarvi, non abbiamo il compito di portare a termine e di fare, diciamo, il vostro lavoro, perché noi siamo distributori, voi siete gli artisti dell'autoriparazione. Quindi noi siamo a disposizione per darvi dei consigli, ma dei consigli concreti, perché abbiamo una preparazione e degli attori all'interno del nostro team che possono garantirvi sicuramente la scelta migliore. Allora, Gianluca, passo la parola a te. riprendo un po', a me tocca un po', no, cucire la parte teorica, rendere più adesiva la realtà a dei modelli, no, che stanno dietro anche alle esperienze che ci hai raccontato. Allora, ti prego di metterle in proiezione perché magari le scritte possono essere un pochino piccoline. Ho cercato di riassumere in queste ultime battute che ho con voi. Se ci sono delle domande, vedo i commenti in modo live e quindi posso magari a una o due domande tentare di rispondere al volo. Essenzialmente,
per esperienza, per attitudine, ma anche per, se volete, storiografia di come si fa la diversificazione, oramai, passati tanti decenni che si studiano questi tipi di processi, che si studiano questi, queste attività, beh, c'è più o meno, diciamo così, un canovaccio piuttosto tracciato. Allora, Fabrizio ci ha detto che a volte si parte dalla coda, no? E non si parte dalla testa, quindi si parte dalle attrezzature a volte, quindi si parte dalla cosa, se vogliamo, che se può sembrare più difficile, in realtà trovare uno smontagomme, trovare un'attrezzatura che sia consona allo spazio che ha intenzione di dedicare, forse è la parte, se vogliamo, più facile, no? Rispetto ad altre analisi che poi abbiamo visto sono comunque necessarie. Per quanto riguarda invece l'indicazione, la storia che ci ha raccontato Paolo, essenzialmente abbiamo un altro tipo di approccio, no? Un approccio che parte invece da un'esigenza, che essenzialmente è quella di recuperare margini in discesa, è quella di guardarsi intorno, di quindi chiedere per farsi un'idea e poi provare anche per, diciamo così, senza molte aspettative di fare qualcosa. Allora, il metodo, l'approccio che vi indico essenzialmente è questo. Prima di tutto guardarsi allo specchio e capire se abbiamo predisposizione al cambiamento. Il cambiamento, come diceva un mio vecchio amico, non è un trasloco, non è passare da faccio il carrozziere a faccio il gommista. Quindi non è una cosa automatica. Predisposizione significa prendersi in carico la possibilità che l'operazione non vada in porto, che ci si fermi anche prima di cominciare, che magari rispetto alle scelte ipotizzate all'inizio si debba derogare, si debba cambiare ancora una volta. Altro elemento che è già comparso è l'analisi della concorrenza. Ho in mente di fare il gommista, ho in mente di fare tuning, ho in mente di fare le verniciature speciali per un certo settore, l'industria, su pellettili, mobili e così via, ovviamente non verniciature da legno. Devo capire chi c'è intorno a me, chi lo fa già, cosa posso fare di differente, quindi la differenziazione. Qualcosa può offrire di differente rispetto a chi offre già quel tipo di servizio, perché ovviamente ci sarà qualcun altro che in quel settore dice già la propria. Poi quindi cerco di individuare il mio vantaggio competitivo, il motivo per cui quel nuovo cliente, quel nuova tipologia di cliente dovrebbe proprio rivolgersi a me. Ipotizzare e proiettare scenari, questo è un elemento non facile, almeno per la maggior parte degli imprenditori, lasciando adesso un pochino sullo sfondo il carrozziere, vedo a livello italiano piuttosto indistinta questa competenza, cioè non è proprio immediato avere gli strumenti per fare proiezioni che siano minimamente sensate. Parliamo di proiezioni, non parliamo di certezze, ovviamente. Una volta fatto questo, comincio a identificare il team, cioè le persone. Le aziende sono fatte dalle persone, non sono fatte dagli smontagomme, non sono fatte dalle macchine. Poi faccio la scelta dei mezzi tecnici. Come vedete, è il sesto passaggio, se vogliamo, no? In una scala, diciamo così, siamo arrivati a uno degli ultimi step, quasi al penultimo piolo, no? Quindi siamo piuttosto in alto. Una volta definito il tutto, sta a me ipotizzare come controllare e verificare che la scelta sia corretta. Non è assolutamente detto che l'ipotesi iniziale sia verificata, che quel settore che ho individuato sia quello corretto. Ci vuole anche un po' di fortuna, ma sicuramente il metodo aiuta. Difficilmente la fortuna da sola porta, almeno sui grandi numeri, dei risultati efficaci sul lungo periodo. Quindi, ecco, se vogliamo un piccolo decalogo di come ipotizzare, no, una diversificazione del proprio business, credo che possa essere utile. Allora, se tutto quello che abbiamo detto finora è condivisibile, resta
insomma, resta piuttosto oggettivo. Allora, ci siamo fatti internamente una domanda, no? Come possiamo ancora una volta aiutare sia i clienti che gli stakeholder, per parlare un po', non usare una parola in inglese comunque che viene già utilizzata da altri, e quindi tutti quelli che tutte quelle quelle fautori di interesse che girano intorno a Canton Colori, che possono, ripeto, dire essere clienti, possono essere persone che conosciamo, magari che sono stati clienti in passato, e come possiamo aiutarli? Allora, l'idea che vi propongo, che propone l'azienda su cui abbiamo lavorato, è un'idea di realizzare un percorso da costruire insieme. Non è un percorso in cui c'è un rapporto docente-discente, cioè qualcuno che sa e qualcuno che ascolta, ma è un percorso in cui si costruisce entrambi. Ed essenzialmente su questo vi chiedo di esprimervi, e adesso vi faccio vedere i contenuti che abbiamo immaginato. Non sono ancora disponibili, sono, diciamo così, un approccio pionieristico, ancora una volta, che vogliamo predisporre. Essenzialmente il percorso come è fatto? È un percorso dedicato alla carrozzeria, è fatto da incontri, quattro incontri in aula, comunque adesso vediamo, in una situazione in cui ci si possa confrontare fra diversi imprenditori e una guida che racconta alcune metodologie e alcuni approcci. Adesso abbiamo dischiuso leggermente, proprio in maniera epidermica, l'aspetto della diversificazione. E è un primo elemento su cui magari ci confrontiamo. Il secondo elemento è l'immagine e l'attrattività della carrozzeria piuttosto che dell'attività imprenditoriale che carrozzeria vuole diversificare. Quindi come facciamo a diventare più attrattivi rispetto o ai clienti che abbiamo già o ai nuovi clienti su cui stiamo mirando. Le parti in blu che vedete, sono due, sono invece degli appuntamenti individuali, cioè la presenza di un esperto dentro la singola carrozzeria, l'imprenditore che vuol partecipare a questo percorso, proprio perché riteniamo che le lezioni d'aula, lasciatemi questo termine, diventano assolutamente poco produttive se non ci si cala nella realtà individuale, anche perché io non mi sentirei del tutto libero di raccontare di fronte ai miei colleghi magari delle vicissitudini individuali o delle limitazioni di spazi, di possibilità, di persone e così via, di mezzi, oppure una particolare opportunità che io ho visto e che non vorrei condividere con altri. Quindi ok, condividere delle esperienze, condividere anche una metodologia, però le opportunità ritengo devono rimanere all'interno della singola azienda perché possano essere meglio sviluppate dalla singola azienda. Successivamente ci rivedremo per parlare di aspetti economici, quindi una volta avuta l'idea, una volta strutturato il meccanismo con cui fare differenziazione o migliorare il business classico di riparazione dell'auto, parliamo di soldi, parliamo del modo con cui si calcolano i margini di contribuzione, se mi conviene lavorare con un certo tipo di cliente piuttosto che un altro, con dei metodi che sono facilmente alla portata di qualunque organizzazione, anche le più piccole. Ultimo tema sviluppato in aula è vendere in carrozzeria. Vendere in carrozzeria significa acquisire, accettare, accogliere una persona che viene in modo spontaneo a chiedere un servizio, una soluzione. Come faccio a trattare la persona nella maniera più opportuna possibile, in modo tale che si crei rapporto sul lungo periodo, che mi presenti altre persone, che venga più spesso a trovarmi, ovviamente se ho maggiore opportunità di offrire servizi differenti, che non è solo l'autoriparazione ma qualcos'altro, è ovvio che le opportunità di contatto sono maggiori. Ancora una volta il percorso si chiude con un ulteriore passaggio individuale coinvolge anche quindi la parte più legata all'ufficio, però ancora una volta un incontro dentro l'azienda,
Qualcuno di voi, e sono in conclusione, potrebbe pensare che corsi d'aula se ne sono fatti, se ne sono visti, cioè è passata tanta acqua sotto i ponti rispetto a questo tipo di proposta. Beh, vi dico ni, perché ne sono del tutto cosciente, che ci sono proposte che all'apparenza possono essere simili. Cosa c'è di differente? Cioè, essenzialmente, che tutte queste indicazioni, prassi, sono specifiche di carrozzeria, non sono per il settore generico dell'autoriparazione dell'automotive, ma sono per la carrozzeria. Sono, primo elemento. Secondo, sono strutturate in base alla localizzazione, quindi della tipologia d'area geografica Friuli con Canton Colori. Quindi è un'operazione portata avanti a braccetto con un distributore importante che guarda avanti, che è capace anche poi di proseguire. Terzo aspetto, esiste tutta una serie di professionisti di cui ci ha parlato, ci ha indicato un attimo Fabrizio, che sono a contorno e a supporto delle cose che si raccontano in aula, che si decidono all'interno della singola carrozzeria. Quindi c'è la cinghia di trasmissione, quello che viene dopo. Okay? Ultimo e non ultimo elemento, che è un po' il tallone d'Achille di tutte le iniziative simili che sono state fatte fino a questo momento, prima di arrivare a questo tipo di proposta, è la presenza di un esperto dentro la carrozzeria per discutere, valutare, mettere in piedi dei progetti per la carrozzeria, quindi non teorici ma individuali. Questi elementi ritengo siano distintivi. Allora, non abbiamo come al solito la pretesa di dire che sia né la soluzione né la soluzione corretta. Per questo direi, vi chiedo un aiuto. L'aiuto è questo. Ritenete che questo tipo di percorso valga la pena essere approfondito, studiato e soprattutto proposto? Quindi possiamo andare avanti con un approfondimento, appunto una declinazione definitiva, oppure riteniamo che non sia il momento, non sia opportuno, non sia buono per la realtà economica di questo momento? Ecco, questa nostra proposta è appunto una proposta. La proposta è buona o meno se chi è dall'altra parte ritiene che lo sia. Non ho la pretesa, come non ce l'ha Fabrizio, come non ce l'ha Paolo, di dire che sia buona o non buona, oppure ci siano degli elementi da cambiare. Allora, per questo vi chiederei di inserire, se volete, o nei commenti Facebook di questa diretta, avete la possibilità poi ovviamente di rivedere il video, oppure di contattare Fabrizio o le persone che comunque vengono a trovare settimanalmente per darci delle indicazioni. Vorremmo raccoglierle entro il 3 di giugno, dove ci sarà una nuova diretta che riguarda il secondo punto che ho fatto vedere nel processo, ovvero la cosa si può fare sull'immagine, sull'attrattività della carrozzeria per i clienti classici, diciamo così, standard, o anche per nuovi clienti. Ecco che l'idea di fondo quindi è non partire senza il connubio, la collaborazione e anche il supporto di chi poi è il fruitore di questa idea, di questo percorso. Quindi io mi fermerei qui, magari Fabrizio e Paolo vi chiederei un commento anche su questa nuova idea che stiamo portando avanti, e anche su questo approccio, se vogliamo, piuttosto democratico, no? Nel non presupporre di aver ragione a tutti i costi. Prego Paolo, se vuoi aggiungere una considerazione a Gianluca. Ma trovandomi completamente d'accordo sull'analisi che ha fatto Gianluca, mi permetto solo di dire una cosa. Lo si diceva in tempi non sospetti, quando sembrava che le cose andassero bene. E oggi questa idea e questa frase che vi dirò credo sia molto calzante nei tempi che stiamo vivendo. Si diceva che o cambiamo noi o ci cambia il mercato. Mi permetto di dire questa cosa, la dico molto spesso, ma è la verità, questo vale per tutti noi.
Noi dobbiamo avere la capacità, con l'aiuto di professionisti, tante volte non si è capaci da soli a fare il cambiamento, e quindi dobbiamo avere il coraggio di accettare l'aiuto di qualcuno, ed è ovviamente di qualcuno che sia preparato, che sia persone che abbiano a cuore. Mi permetto solo di dire una piccola cosa, parlando di Canton Colori, dove chi ci sta ascoltando sa perfettamente il mio trascorso in quell'azienda, abbiate fiducia nelle persone che lavorano lì, perché di fondo questa azienda ha sempre cercato di trasmettere fiducia e di essere vicini ai propri clienti, non solo vendendo un prodotto, ma vendendo consulenze in modo diverso e aiutando le persone. Adesso non voglio stare qui a fare del buonismo gratuito, per carità, però l'imprinting di fondo di questa azienda è sempre stata questa. Quindi mi sento di sponsorizzare, permettetemi il termine, Canton Colori, perché vogliamo veramente essere vicini ai nostri clienti. Dobbiamo avere il coraggio di cambiare. Mi fermo qua. Grazie Paolo del tuo commento, della tua analisi di tutto ciò che è stato detto stasera. Ringrazio Gianluca per la sua, diciamo, esaustiva e completa esposizione del tema riguardante il tema della diversificazione. Io saluto il nostro boss, che è Luca Canton, che questa sera ha voluto fare da uditore, ma lo vediamo che è online, e quindi lo ringrazio e lo saluto anche a nome di tutti i partecipanti. Porto il saluto appunto di Luca. Grazie agli ascoltatori, non mi resta che darvi appuntamento alla prossima diretta. Abbiamo già delle notizie tramite appunto la chat. Interagite con i nostri uomini di mercato, con i nostri agenti, che li ho visti qua, tutti presenti. Se avete qualcosa di particolare da chiedere, chiedete a loro, chiedete a me. Io ripeto, ringrazio di cuore la vostra partecipazione, e per chi appunto non ci ha ascoltato questa sera, ripeto e ribadisco, fate da portavoce, c'è sempre la possibilità di collegarsi nella pagina Facebook di Benco Professional ed ascoltare e vedere la diretta di questa sera. Buona serata a tutti e grazie ancora dell'ascolto. Grazie a tutti. Buona serata a tutti, grazie.